Buonasera a tutti, benvenuti al nostro nuovo tavola rotonda del ciclo sulle città del futuro. Io sono Giorgio Barbanavaretti e sono il presidente della Fondazione del Collegio Carlo Alberto e vi do appunto il benvenuto stasera. Il nostro ciclo di incontri è organizzato stasera in collaborazione con la Fondazione Agnelli, oltre che con il Circolo dei Lettori, che è il nostro, diciamo così, partner istituzionale di tutta la serie. Siamo arrivati al, diciamo, se alla sesta edizione di queste tavole rotonde sulle città. La penultima, la sesta è la penultima, la prossima sarà il 23 marzo su impresa, industria e innovazione. Oggi invece parleremo di scuola e soprattutto di patrimonio edilizio scolastico, che è un tema fondamentale, ovviamente, ed è soprattutto una delle aree su cui probabilmente si potranno concentrare molte delle risorse del Recovery Fund che si sta mettendo a punto in questo momento, proprio in questi giorni, nel nostro paese, le risorse, come sapete, che l'Unione Europea ci darà per appunto poter investire in varie direzioni, ma una parte fondamentale ovviamente saranno le scuole. Questo mi fa molto piacere, fra l'altro, perché diciamo molta parte dei partecipanti di questa riunione già sono attivamente coinvolti in progetti di, se volete, di rafforzamento dell'infrastruttura scolastica. Penso al progetto torinese, Torino fa scuola, che è un progetto congiunto della Fondazione Agnelli e della Compagnia di San Paolo, di cui stasera certamente parleremo. Penso al ruolo che la Cassa Depositi e Prestiti sta avendo appunto nel rafforzamento dell'infrastruttura scolastica del paese, di cui anche parleremo, e penso al ruolo delle città. Avremo l'assessore Laura Galimberti, che è l'assessore all'istruzione della città di Milano. Purtroppo non possiamo avere con noi l'assessore di Torino, Antonietta Di Martino, che avevamo invitato, ma purtroppo non ha potuto partecipare. Il programma ci dice che la nostra tavola rotonda sarà introdotta dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Il ministro Bianchi è stato convocato d'urgenza per una riunione interministeriale a Palazzo Chigi e quindi speriamo si colleghi nel corso della nostra tavola rotonda. Non può fare l'introduzione che avevamo previsto. Ecco. Quindi io direi che forse sarebbe bello se tutti i relatori potessero accendere i loro schermi, che così li vediamo. Purtroppo l'assenza dell'assessore Di Martino fa sì che abbiamo, diciamo, sia un city bias, nel senso che abbiamo un intervento solo su Milano e non su Torino, però insomma di Torino parleremo da molti altri punti di vista, e abbiamo anche un piccolo gender bias, nel senso che la quota rosa è un po' più bassa di quello che normalmente avremmo voluto, ma comunque. Abbiamo la nostra coordinatrice Paola Pierotti, che vedo, del Sole 24 Ore, giornalista di PPPan, che sarà la nostra moderatrice di stasera, a cui lascio la parola e anche il compito di introdurre i nostri relatori. Quindi grazie mille, buon ascolto e vi ricordo appunto di nuovo il prossimo incontro che sarà il 23 marzo su Imprese, Industrie e Innovazione. Paola. Grazie, grazie, grazie Presidente, grazie per l'introduzione e chiaramente per l'invito. Fa piacere che chiaramente il tema della scuola sia contestualizzato nel tema delle città, è un tema diciamo sotto i riflettori da diversi anni e qui oggi ci sono alcuni interlocutori, penso a Laura Galimberti che davvero da anni si occupa dell'argomento e del tema con più, diciamo, più ruoli e responsabilità. In questi anni, in questi mesi in modo particolare si è parlato di scuola da diversi punti di vista. Anche il mondo dell'architettura si è speso molto, cercando forse di enfatizzare un tema che è quello dello strumento del concorso, quindi di una procedura democratica competitiva per scegliere il miglior progetto. Forse un tavolo come questo ci racconta come sia interessante mettere al tavolo i diversi interlocutori in modo tale che non sia una battaglia professionale e diciamo di una singola categoria, ma sia invece una battaglia da costruire un tema del sistema paese. Quindi si parlava di Next Generation EU, che è un po' il
il nostro filo conduttore della serata, ma unirei anche New European Bauhaus come elemento, diciamo, di connessione per cercare di capire come disegnare città migliori e chiaramente con delle architetture migliori. Quindi la scuola come infrastruttura di sviluppo delle città. Questo è il nostro tema, non tema nuovo perché ci racconteranno i nostri ospiti che già il Ministero aveva parlato di Civic Center, quindi è un tema sul quale si discute da tempo. E, partirei da Francesco Profumo. Iniziamo il nostro dibattito. Chiedo a ciascuno di voi quindi un intervento di una decina di minuti. Chiedo a chi ci segue se vuole intervenire, c'è lo spazio per delle domande che raccoglierò volentieri da porre ai nostri relatori. Iniziamo appunto con Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. Con diciamo, un ruolo importante a livello accademico, è stato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e ha ricoperto il ruolo di ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Governo Monti, quindi diciamo un protagonista del settore. A lei e grazie in anticipo. Grazie, grazie molto Paola. Buonasera a tutte e a tutti. Questo mio primo breve intervento vorrei fare un po' il quadro dal punto di vista demografico e dal punto di vista dei numeri relativamente ai metri quadri o al numero delle scuole nel nostro paese. E naturalmente poi anche un tema centrale che è quello della vetustità del nostro patrimonio scolastico. Questo perché? Perché poi chi mi seguirà con i suoi interventi in questa nostra serata avrà modo probabilmente di disegnare dov'è che dobbiamo andare e in che modo ci andiamo e se abbiamo fatto delle sperimentazioni nel corso di questi anni. Allora, lasciatemi partire dal tema demografico perché credo che sia molto importante, vi do qualche numero. Nel 1960 sono nati circa 930.000 bambini. Nell'80 si erano già ridotti a 640.000, nel 2000 a 540.000 e nel 2019 465.000. Capite che questo è un punto di partenza estremamente rilevante. Nello stesso tempo, noi abbiamo un patrimonio edilizio che è valutato in circa 80 milioni di metri quadri. La maggior parte di questo patrimonio, dal punto di vista energetico, è in classe F e in classe G, nel senso che sono classi, dal punto di vista energetico, molto deboli, nel senso che ci vogliono molti kilowatt o kilowattora per poterlo riscaldare, quindi dal punto di vista energetico c'è un problema molto serio. Se andiamo a vedere gli anni di costruzione di questo patrimonio, i numeri sono ancora più preoccupanti perché prima del 1974 sono stati costruiti circa il 74% degli edifici scolastici che sono utilizzati ad oggi nel nostro paese. Poi nell'arco dal 75 al 2000 sono stati costruiti circa il 24%, poco più del 24% di nuovi edifici. E poi purtroppo dal 2001 al 2017 solo l'1,4% del patrimonio è stato costruito in quegli anni. Quindi c'è stata una flessione in termini di costruzione di nuovi edifici. Un altro dato rilevante è che cosa succederà nei prossimi 10 anni, cioè dal 2020 al 2030, in termini di studenti. Allora, facciamo riferimento naturalmente al nord, al centro e al sud, vedrete che ci sono differenze anche estremamente rilevanti. Nell'età tra i 3 e i 5 anni, quindi la scuola dell'infanzia, in questo decennio avremo un meno 14% per il nord e per il centro e un meno 17% per il sud. Per la scuola primaria, quindi dai 6 ai 10 gli anni, meno 16% al nord, meno 14% al centro, ma meno 19% al sud. Per la scuola secondaria di primo grado, 11-13 anni,
meno 10% al nord, vedete come si riduce un po', meno 9% al centro, ma ancora meno 19% al sud. E infine, dai 14 ai 18 anni, quindi la scuola secondaria di secondo grado, abbiamo più 4% al nord, quindi c'è ancora un po' di incremento, più 6% al centro, purtroppo meno 13% al sud. Questi naturalmente sono numeri altrettanto preoccupanti, però questi elementi che vi ho dato credo che debbano essere la base per le programmazioni future. Nel corso di questo nostro webinar parleremo di PNR, parleremo di investimenti, parleremo di come costruire questa piattaforma che io chiamo piattaforma temporanea, che è il PNR, che dura solo 5 anni, ma che è alla base di quello che poi potrà succedere negli anni successivi. Cioè noi dobbiamo creare le condizioni perché questo nostro paese successivamente possa essere in grado di ripagare questo debito che sta diventando sempre più importante per il paese. Tanto per darvi un numero, sui 209 miliardi di cui dovrebbero essere, almeno che potenzialmente arriveranno nel nostro paese, ce ne sono 127 che sono a prestito e la differenza che sono invece a fondo perduto. Quindi naturalmente ci dovrebbe essere anche un diverso utilizzo delle risorse a fondo perduto su tutto quello che è meno a mercato rispetto alla parte a prestito che invece naturalmente dovrà essere ripagata in quanti anni? Beh, dal 2027-2028 fino al 2058, quindi sono circa 30 anni, il costo del denaro è molto ridotto, è veramente un'occasione unica, non ce ne sono altre e dovremo essere capaci in questa progettazione prima, e voi lo sapete che il PNRR dovrà essere presentato entro la fine di aprile, speriamo di farcela, del 2021, e poi ci saranno le valutazioni della Commissione, del Consiglio, e ci si aspetta che le risorse possano arrivare, diciamo, in autunno o in autunno un po' avanzato. Questa è una sfida veramente determinante. Volevo dirvi ancora qualche cosa rispetto a quello che io ho vissuto in questi anni. Quando ero a Roma al Ministero, nel 2013, facemmo quelle che vengono chiamate le linee guida per gli edifici scolastici. Quello fu un passo molto rilevante, di cui abbiamo vissuto tutte le difficoltà, tutte le traversie. La pubblicazione avvenne proprio negli ultimi giorni, quando c'erano già state le elezioni, c'era un po' di difficoltà nel fare il nuovo governo, e noi facemmo anche un colpaccio, diciamo la verità, riuscimmo a pubblicare questo. Dove c'era un elemento centrale che era il Civic Center, quindi un edificio scolastico che fosse aperto al territorio, aperto al quartiere, che potesse diventare anche un elemento di motore di una rigenerazione urbana. Allora non parlavamo ancora di rigenerazione urbana, ma già si cominciava a parlare di spazi, non solo aule. Qualche volta l'ho raccontato, quando io sono tornato nella mia scuola, nel mio liceo, nel 2012, ero ministro, ho trovato nella mia classe esattamente gli stessi banchi, quelli con la formica verde sopra, nella stessa posizione, e qualche volta ho raccontato anche che c'erano le stesse pedate sulle pareti, quindi nulla era cambiato, erano passati più di 30 anni, almeno 30 anni. E quindi tutto questo per dirvi come c'è stato questo immobilismo nel nostro sistema. E quindi queste guide sono state pubblicate, fece un decreto. Naturalmente però alle guide poi seguì poco e nulla, perché si è fatto pochissimo, avete visto. Poi quando sono diventato presidente della Compagnia di San Paolo, insieme ad Andrea Gavosto, in realtà loro avevano cominciato un po' prima, lanciamo questo grande progetto, la Fondazione Agnelli e la Compagnia di San Paolo,
che si chiama Torino fa scuola, e guarda caso prendemmo proprio due scuole, una della fine dell'Ottocento e l'altra degli anni Sessanta, che erano un po' rappresentative di questa cosa. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, se avete occasione di andarla a visitare vedrete che sono scuole in cui i bambini sorridono sempre, e anche gli insegnanti, diciamo la verità, questa è una cosa bella. E soprattutto abbiamo anche poi provato a fare delle linee guida sulla base proprio di quell'esperienza lì. Abbiamo fatto due concorsi, uno per la scuola della fine dell'Ottocento e l'altro per quella degli anni 60-70, e la cosa che più ci piacque ad Andrea e a me, dei vincitori, erano dei ragazzi e delle ragazze di meno di 35 anni, quindi fu un successo nel successo, perché questa cosa ci consentì. Ecco, va bene, questa storia è una bella storia. Dopodiché la storia è andata avanti, siamo stati nei tempi, siamo riusciti a far tornare i bambini a scuola nel momento che avevamo previsto, tutto questo va bene. Ma poi è cominciata una storia per cercare di ampliare questa operazione. E allora, con Cassa Depositi e Prestiti, poi Tommaso Sabato ne parlerà in particolare, abbiamo fatto uno studio di come è possibile lanciare un progetto per il nostro paese proprio sul tema dell'edilizia scolastica. Abbiamo fatto un esperimento, lasciatemelo chiamare un po' così, su Torino, perché avevamo più numeri, perché avevamo più collaborazione da parte del Comune, e siamo riusciti a identificare, diciamo, un modello che noi vorremmo sperimentare in realtà, proprio per dare al Paese questa opportunità di verificare che questa cosa si può fare. Si può fare con un partenariato pubblico-privato, adesso poi Tommaso sarà molto più bravo di me e racconterà tutti i dettagli di questa cosa. E adesso abbiamo questa grandissima opportunità, che è quello del PNR, che significa costruire quella che io chiamo questa piattaforma temporanea, e il tema, diciamo, dell'edilizia scolastica naturalmente non è solo sulle nuove scuole, c'è tutto il tema, prima di tutto, della sicurezza, che è un tema molto importante, capite, con 80 milioni di metri quadri, capite la difficoltà che ci sono da questi punti di vista. Poi c'è tutto il tema energetico, e poi c'è questo tema demografico, come si incrocia, quindi scuole che probabilmente dovranno essere chiuse perché non saranno utilizzabili, perché non ci saranno bambini o ragazzi, e per esempio alcune di queste potranno essere utilizzate per le scuole dell'infanzia, dove siamo un po' carenti come paese. Ecco, io mi fermerei un po' qua, spero di avervi dato un panorama di tipo generale, e poi soprattutto di aver lasciato a chi mi segue l'opportunità di proseguire in questo nostro racconto. Grazie molto e buona serata. Grazie a lei, Presidente, molto chiaro e utile per aprire il nostro confronto su questo tema della piattaforma temporanea. Chiaramente poi, per passare la parola ad Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, mi sembra un tema importante capire anche quale ruolo le relazioni internazionali, quali altri casi internazionali ci possono aiutare in questo confronto, in questo dibattito. Volevo ricordare anche la Compagnia di San Paolo si ha lavorato molto anche sul tema dei contenuti, la digitalizzazione, penso al progetto Riconnessioni, quindi forse in questo tavolo stiamo mettendo a sistema una serie di operazioni che passano dal contenuto al contenitore e si integrano in qualche modo, quindi penso che questo sia un altro tema sul quale di nuovo fare squadra e provare a costruire questo sistema integrato. Andrea Gavosto, prego, se ci porti il tuo contributo, una visione orientata al futuro, qual è? Iniziamo a aprire questo confronto su Next Generation EU. Certo, grazie mille Paola e grazie a tutti i partecipanti. Francesco Profumo ha delineato molto chiaramente, in maniera molto esaustiva, il quadro, appunto, che è frutto delle riflessioni fatte insieme e contenute nel rapporto che abbiamo pubblicato nel 2019 come Fondazione Agnelli. Devo correggerlo, ahimè, su un punto. In realtà la situazione demografica sta andando ancora peggio di quello che ci ha raccontato. Gli ultimi dati che ci arrivano dall'Istat, quindi dopo quelli di cui era a conoscenza Francesco, ci indicano che nel 2020, causa ovviamente la pandemia, il numero di nati, quindi il tasso di natalità è crollato, il numero di nati addirittura sarà inferiore ai 400.000, quindi passiamo dai
407.000 a un numero inferiore ai 400.000, che è il più basso, credo, nella storia dell'Italia unitaria, sicuramente il più basso nella storia dell'Italia unitaria. Quindi, diciamo, il tema demografico, giustamente sottolineato Francesco Profumo, sta diventando veramente centrale nella nostra riflessione. Sta diventando centrale e quindi pone sostanzialmente un po' il tema di come le strutture scolastiche, diciamo questo enorme patrimonio scolastico che abbiamo, può essere rinnovato, largamente ristrutturato, e qui mi riallaccio all'esperienza comune con la compagnia del Torino Fa Scuola, in cui abbiamo in un certo senso voluto raccontare, prendendo due scuole emblematiche, diciamo, di periodi diversi, come si può fare. Diciamo che quello che emerge chiaramente da questo lavoro è che ci sono tre aspetti cruciali da osservare. Uno, chiaramente, quello della sicurezza. Sappiamo che i nostri edifici scolastici, appunto, hanno un'età media superiore ai 50 anni e quindi risentono sostanzialmente ormai di un logorio notevole, e quindi sostanzialmente hanno bisogno di interventi di ristrutturazione che mettano in sicurezza. Molti non hanno, lo sappiamo, la certificazione sismica, ma addirittura forse i rischi maggiori si annidano al di sotto, nel senso che una cosa che abbiamo scoperto andando a scavare sotto le fondamenta è che diciamo, scuole anche costruite recentemente, parliamo degli anni 70, mancano, diciamo, la situazione delle fondamenta probabilmente è peggiore di quella che uno si può aspettare, quindi veramente ci sarebbe bisogno di un grosso sforzo per rinsaldare, diciamo, le strutture dell'edilizia scolastica. Secondo tema, chiaramente, quella della sostenibilità ambientale. Scuole costruite, diciamo, fino agli anni 70, cioè il grosso del nostro patrimonio edilizio scolastico, chiaramente non erano pensate in un'ottica ambientale, quindi per esempio abbiamo stimato che con piccoli interventi, diciamo, sulle emissioni eccetera, si potrebbe addirittura risparmiare sui costi di mantenimento, oltre che beneficiare l'ambiente, chiaramente risparmiare anche 30-40% per esempio dei costi energetici, quindi anche questo è un tema di assoluta urgenza. Questi due temi sono molto presenti nel PNRR, nel Recovery Plan, nel senso che di questi si parla, vengono stanziate, si parla di cifre, in realtà 7 miliardi di cui 6 sono riutilizzo di fondi già esistenti, quindi uno potrebbe sperare in qualcosa di più. Noi avevamo stimato a suo tempo che intervenire su tutto il patrimonio edilizio scolastico ammonterebbe a circa 200 miliardi, quindi 7 miliardi sono un po' una goccia nel mare, però comunque è importante iniziare. È chiaro che è un programma che deve durare decenni, quello dell'ammodernamento e ristrutturazione. Ma c'è il terzo punto, che è stato veramente al cuore della riflessione fatta con compagnia nel progetto di Torino Fa Scuola, e che oltre a problemi di sicurezza e di sostenibilità, le nostre scuole sono fatte in maniera da ostacolare una didattica innovativa. Sono pensate secondo un modello pedagogico didattico che ormai superato, ormai vecchio. Tutti abbiamo in mente le aule con i banchi a schiera, diciamo, la cattedra col predellino, che sono chiaramente, rispondono a un'esigenza di una lezione frontale molto trasmissiva, che deve rimanere, ma così come ormai sappiamo, e questo succede soprattutto nelle scuole primarie, c'è molta innovazione didattica, ci sono molte strategie didattiche sperimentali, partecipative, eccetera, che oggi sono largamente impedite dal fatto che le strutture scolastiche non lo consentono. Quindi nel momento in cui si mette mano al nostro patrimonio edilizio, bisogna anche ragionare sul fatto che dobbiamo creare degli ambienti sufficientemente flessibili, sufficientemente polifunzionali per permettere una vera innovazione didattica. Dato che, come dire, metteremo mano nelle scuole probabilmente ogni 20-25 anni, non sfruttare questa occasione, diciamo, del riammodernamento strutturale per pensare anche in termini pedagogici sarebbe una grave colpa. E questo purtroppo è una cosa che nel PNRR manca completamente. Cioè c'è un passaggio ovviamente sulla nuova didattica, ma che
era appunto correttamente già anticipato dalla riforma delle linee guida di quando Francesco Profumo era ministro, fatta con Indire, che oggi andrebbe ripresa con enorme forza, perché il contenitore, sappiamo, è importantissimo per i contenuti, per come si fa scuola. Se vogliamo migliorare, dobbiamo migliorare il modo di far scuola nelle nostre scuole, bisogna anche ripensare gli spazi e gli ambienti di apprendimento. Quindi sostanzialmente è chiaro che da quel punto di vista il PNRR non è soddisfacente, così come non è soddisfacente, devo dire, da un altro aspetto che ci sta molto a cuore, nel senso che manca un pochino una programmazione, non vengono indicate sostanzialmente delle priorità né per tipi di interventi, cioè dove intervenire, dov'è più urgente intervenire dal punto di vista di quali sono le scuole che hanno bisogno di interventi più urgenti, né come intervenire, cioè quali sono dentro le strutture scolastiche gli ambiti su cui intervenire. Su questo stiamo appunto conducendo con alcune regioni e con Matteo Robiglio e il centro FUL del Politecnico una riflessione, perché questo è un punto importante. Qual è il rischio se non facciamo questo? Il rischio che a un certo punto, quando arriveranno i soldi auspicabilmente europei, ci sia la corsa ad aprire i cassetti, tirare fuori vecchi progetti totalmente scoordinati, senza una logica che definisca le priorità, e questo sarebbe veramente una colpa grave, una grandissima occasione persa. Secondo aspetto, e qui parliamo anche un po' di esperienze internazionali, è come trovare un equilibrio, che è difficile obiettivamente, fra un approccio, come dire, top down, quindi che è stato per esempio usato in paesi come l'Australia o l'Inghilterra nei piani di rinnovamento degli edifici scolastici, per cui io prendo un format, un template, come si dice comune, e ovviamente risparmio applicandolo a tutte le scuole che sto rifacendo. Questo fu fatto in Italia negli anni 60 e negli anni 70 con esiti, ma poi c'è chi ne sa molto più di me dal punto di vista architettonico, forse che oggi consideriamo non ideali. Però viceversa c'è un approccio bottom up che ci dice bisogna ascoltare la voce della scuola, ed è quello che abbiamo seguito nel progetto Torino fa scuola. Per un anno abbiamo discusso con le comunità scolastiche, docenti, genitori, ragazzi, per capire quali erano le loro esigenze in modo da incorporarle nelle linee guida e poi nei progetti architettonici. Ecco, è chiaro che nel momento, questo l'abbiamo potuto fare perché parlavamo di due scuole, nel momento in cui parliamo di tante scuole è difficile pensare di dedicare un tempo così lungo alla raccolta delle esigenze della scuola, però è importante, perché la voce della scuola è importante, altrimenti rischiamo di creare delle strutture appunto magari uniformi, che però semplicemente in cui docenti e ragazzi non si ritrovano, perché non sono pensati per le loro esigenze. E siccome tra l'altro appunto trovare un punto di equilibrio fra quanto usare, come dire, l'economia di scala e quanto sostanzialmente invece raccogliere le esigenze del territorio, soprattutto delle comunità scolastiche, sarà forse l'esercizio più importante dei prossimi anni. Concludo dicendo che il terzo tema importante anch'esso è quello, ne accennava Francesco Profumo, è quello del concorso, perché rivolgersi a professionisti giovani e dare l'opportunità di sperimentare appunto una generazione di giovani progettisti che lavorino sui progetti e li possano seguire, è stata, credo, una delle cose migliori che è stato fatto nel progetto di Torino fa scuola, e ci sono tante idee creative, e sarebbe importante che queste idee non andassero perse, nella strada che ci porterà alla realizzazione del Next Generation EU per quel che riguarda l'edilizia scolastica. Grazie. Grazie Andrea Gavosto. Il tema del concorso, ma di nuovo si diceva prima, forse la bontà e il successo di quell'operazione Torino fa scuola è che tutto ha funzionato bene, i tempi, ma aver dato, non aver lavorato d'urgenza e quindi aver investito nella prima fase nella definizione di un brief, quindi è possibile che il buon progetto arrivi a valle perché si è investito nella fase iniziale, nell'ascolto e quindi nel capire quali erano le esigenze. Laura Galimberti, proprio questo chiaramente del tema
tema della progettazione, un tema che ti sta particolarmente a cuore. Oggi sei assessore all'educazione e all'istruzione del Comune di Milano, ma mi piace ricordare qua diciamo, il tuo coinvolgimento nella struttura di missione di Palazzo Chigi, veramente dove molto si è lavorato su questo tema e anche in sinergia con gli ospiti qui di questa sera. Ci sono chiaramente delle discussioni aperte, dei tavoli aperti da tempo. I temi sono molti, abbiamo già accennato qualcosa: la scuola come servizio del welfare, la scuola come leva di rigenerazione urbana e si è detto un po' la scuola come sintesi di pedagogia, educazione, didattica, ma anche come quelle infrastrutture che possono appunto diventare degli hub importanti nella città del futuro. In queste si parla post pandemia di questa città dei 15 minuti, può essere la scuola uno di questi hub che diciamo contengono più funzioni che sono attente alle nuove generazioni, quindi i temi sono parecchi. Chiediamo a te un po' un bilancio di quello che si è fatto sul tema dell'edilizia scolastica e cosa non ha funzionato e dove è necessario invece intervenire per migliorare. Grazie Paola, grazie a tutti. Mi sembra, come dire, una discussione non solo interessante ma sempre più di attualità. Effettivamente i due poli che sono anche nel titolo di questo incontro, le scuole come infrastruttura di sviluppo della città, presuppongono due idee, una sulla scuola e una sulla città, come dire. Quindi se vogliamo poi mettere insieme queste due idee, io credo che sicuramente avremo un matrimonio di successo. Ma qual è l'idea di scuola che abbiamo? Questo mi sembra importante anche da definire in qualche modo prima. Quindi la scuola come fondamento di educazione dei piccoli cittadini, quindi educazione alla cittadinanza, ma anche luogo di pari opportunità, quindi per non perpetuare le disuguaglianze. È evidente che, come dire, penso a Don Milani, ma anche c'è una frase bellissima di Re De Luca che qualcuno ha riportato di recente, che dice la scuola permetteva il pari, il dispari cominciava fuori. Quindi in qualche maniera la scuola come veramente luogo di pari opportunità, e parliamo di non perpetuare differenze sociali ma anche culturali. Ricordo che a Milano in questo momento il 26% dei ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado, quindi la scuola media, è di origine di famiglia di origine straniera, e il 29%, vuol dire il 30% dei ragazzi che frequentano la scuola primaria ha una famiglia di origine straniera. Quindi effettivamente il dispari sulla cultura, diciamo, diventa un tema significativo. E sicuramente questo si aggiunge a una difficoltà anche demografica che è stata ricordata subito all'inizio, ma crea ovviamente dei temi che si intersecano e che diventano importanti. Come si realizza questa pari opportunità all'interno della scuola? È evidente, i ragazzi condividono gli stessi spazi, gli stessi tempi, gli stessi pasti, delle volte anche le stesse uniformi, gli stessi grembiuli una volta, no? Quindi comunque questo fa parte dell'idea, io preferisco chiamarla uniforme, non divisa ovviamente, perché diciamo siamo tutti uniformi, adesso ognuno può vestirsi come vuole, ma è l'idea comunque che c'è una condivisione in cui non ci sono differenze di provenienza di quello che è fuori, ecco. Quindi se questo è il punto di partenza, io credo che dobbiamo veramente cercare di offrire le occasioni di migliore qualità nelle nostre scuole, e queste occasioni, che sono ovviamente occasioni didattiche, educative, passano anche attraverso una rivisitazione degli spazi, quindi spazi che lasciano spazio alla innovazione didattica. Per esempio, è già stato ricordato, no? Lo spazio flessibile, lo spazio che si adatta alla coscienza di quella che è la proposta della scuola, quindi anche una proposta tradizionale, diciamo, ma che sia consapevole, quindi che lo spazio rifletta quella che è la proposta della scuola, e per questo non può che essere uno spazio flessibile e non può che essere uno spazio che si apre alla metodologia didattica. Noi abbiamo fatto a Milano, per esempio, dei bandi appositi per le scuole per arredi innovativi,
proprio rivolte alle scuole che intendono applicare dei metodi didattici particolari, capite? Adesso parlo della Montessori per dire ovviamente quella più conosciuta, ma a Milano abbiamo la rinnovata Pizzigoni, abbiamo le scuole senza zaino, abbiamo, come dire, comunque tantissimi metodi innovativi che credo in questo periodo storico ancora di più sia necessario sostenere, proprio perché partono dal ragazzo, dalla sua dallo sviluppo delle sue potenzialità e meno forse da una precostituita immagine di cultura che vogliamo dare dall'esterno, e quindi si sposano assolutamente con una società multiculturale. A Milano abbiamo anche immaginato degli spazi nuovi attraverso i concorsi, e questa è già stato ricordato questo strumento che trovo assolutamente interessante per non soltanto per avere, diciamo, la migliore qualità progettuale, ma anche per mobilitare il mondo della ricerca, dei professionisti e anche dell'università intorno a un tema così importante, capite? Erano anni che non si faceva anche in università ricerca su questi temi, è tornata un pochino quando è tornato l'interesse e la possibilità di finanziare anche delle nuove strutture. Quindi è evidente che questo si tiene tutto insieme. Rispetto all'attività di governo, abbiamo proposto ai tempi della struttura di missione, in collaborazione evidentemente col Ministero dell'Istruzione, questo bando per le scuole innovative. Ci sono stati problemi, ci sono, devo dire, purtroppo sempre o spesso, ecco, nei bandi che si fanno in Italia, e quindi questo ovviamente è un tema che io credo vada risolto a priori. Parliamo della scuola sicuramente, ma siamo su tanti temi, ecco, che dovranno essere affrontati dal recovery, quindi ci sono stati anche su scuole innovative, ma io veramente rivendico l'interesse di questo grande concorso che su tutti i territori italiani ha proposto delle strutture innovative, ha permesso la ricerca di strutture innovative, ma su territori ben definiti, chiari proprio da concorso, partendo da linee guida, da un decreto del Ministero in cui venivano indicati con chiarezza i punti che dovevano essere sviluppati. Quindi io credo che ci sia chiarezza di quello che si vuole ottenere. Parliamo appunto della flessibilità, parliamo del rapporto con la natura, parliamo della luce delle aule, parliamo del benessere indoor, parliamo delle finiture, parliamo ovviamente della sicurezza che è stata ricordata prima. Quindi questo decreto, insieme alle linee guida del ministro Profumo, io mi permetto sempre di chiamarlo ministro perché, come dire, comunque mi è rimasto nel cuore per tante cose che ha fatto, allora sono state delle linee guida. Io dico, arriviamo a una normativa tecnica per l'edilizia scolastica nuova, è del 1975, ragazzi, quella che abbiamo. Dopodiché abbiamo fatto comunque delle cose meravigliose, quindi io dico, si possono, cioè tutti gli architetti che ascoltano, sono presenti, lo sanno, cioè si sono fatti in Italia delle strutture meravigliose a normativa vigente, quindi questo non ha impedito, ecco, la ricerca e lo sviluppo di nuovi progetti, ma sicuramente, diciamo, lo rende spesso faticoso. Accanto a Milano, accanto a questa idea della innovazione tramite i concorsi di idee, abbiamo però applicato proprio dei concorsi di progettazione, quindi un grande concorso nel 2018 che ha avuto dei splendidi risultati. Anche in questo caso ovviamente ci sono stati dei problemi poi sul bando, quindi sempre la vita è faticosa, però credo che abbiamo avuto delle bellissime, bellissime progettazioni che non soltanto sono degli edifici, diciamo, di grande interesse, di grande rilevanza dal punto di vista della struttura, ma che si integrano proprio nella città. I bandi, pensate, sono stati scritti dalla direzione dell'urbanistica, non dall'edilizia scolastica, quindi a indicare fortemente quanto la scuola è un oggetto che si deve integrare con la città, quindi con la viabilità, col verde urbano, con tutte queste situazioni. Parliamo di città, e quindi qual è l'idea di città che abbiamo, capite? Allora, oggi parliamo, e ha ricordato bene Paola prima, della città 15 minuti, quindi quale infrastruttura più diffusa della infrastruttura scolastica per permettere alle famiglie di raggiungere in 15 minuti il servizio.
Però attenzione, a Milano il 25% delle famiglie non sceglie la scuola di bacino, non sceglie la scuola di bacino, il 20% delle famiglie sceglie la scuola paritaria privata, quindi diciamo ci sono tanti, capite? I bacini non sono più prescrittivi, quindi io posso andare a 15 minuti, ma posso anche attraversare la città in macchina e lasciare il mio bambino davanti a un'altra scuola, ecco, quindi ci sono tanti temi che si intersecano. Sicuramente è tutta alimento per permettere ai quartieri di utilizzare sempre di più le infrastrutture scolastiche anche come luoghi di cultura del quartiere. Abbiamo biblioteche, abbiamo palestre, abbiamo auditorium che già oggi vengono utilizzati dal quartiere, ma che sempre di più, immaginando delle nuove progettazioni, ovviamente potranno essere utilizzati in questa maniera. Io credo che sia sicuramente questione di buona progettazione, sicuramente questione di ripensare le strutture esistenti, ma anche di sostituire veramente tanta edilizia. Parliamo dell'edilizia del boom demografico anni 60-70, che merita assolutamente di essere sostituita. Quindi io non penso ovviamente a un boom demografico in Italia che permetta delle nuove scuole, ma penso fortemente alla necessità di sostituire tutto un patrimonio costruito sia con materiali sia con tecnologie assolutamente ormai obsolete che diciamo anche dal punto di vista della sicurezza, ecco, pensiamo all'amianto, tutte queste cose qua, deve essere assolutamente sostituito. Quindi mi taccio perché credo che sia più bello, come dire, uno scambio tra tutti noi, ma credo i punti di partenza siano un po' questi, ecco, quali idee della scuola, quali idee della città, e poi in ultimo ne parleremo magari meglio come sostenere anche dal punto di vista economico questi progetti. Grazie, grazie Laura. E, per passare la parola a Matteo Robiglio, professore ordinario del Politecnico di Torino, vorrei sottolineare alcuni temi. Qual è l'idea di città che ora Laura ha sottolineato, quindi vorrei rigirare questa domanda perché chiaramente in questo talk è uno dei temi, e come facciamo a passare da standard urbanistico a possibilità di rivitalizzazione con le nuove scuole? Questo mi sembra un tema sul quale possiamo concentrarci. Il riferimento alle linee guida e alla traduzione normativa tecnica, questo penso sia un altro tema interessante per i progettisti, ma in realtà per tutti, nel senso che le linee guida aprivano una serie di tematiche, quindi il rapporto con la natura, la luce e il civic center. Quando si traducono in normativa tecnica c'è un tema che va a blindare e quindi anche a creare uno standard. In realtà forse qui stiamo dicendo che ci deve essere anche molta apertura all'innovazione. Se siamo fermi dal 75 al 2020, forse bisogna anche avere in qualche modo fare innovazione anche nella normativa tecnica, in modo tale che ci sia quell'apertura che consente anche quella libertà ai progettisti nel momento in cui c'è il confronto, c'è la competizione attraverso gli stessi concorsi. Quindi una serie di temi, e sottolineo anche il tema della sostituzione edilizia a cui faceva riferimento Laura, che forse ci richiama una serie di iniziative legate all'industrializzazione edilizia. Questo non vuol dire, come sappiamo, prefabbricazione di altri tempi, ma vuol dire anche fare innovazione e quindi capire effettivamente che opportunità ci sono per il tema scolastico. Quindi non servono forse 2 anni, 3 anni per un cantiere, ma alcuni cantieri si potrebbero gestire anche in tempi più rapidi. Una serie di temi, ma lasciamo a te il contributo. Grazie Paola, ma mi sembra che il ritratto che hanno delineato gli interventi che mi hanno preceduto ci dà un quadro di una sfida di dimensioni non paragonabili, che non hanno paragoni. Cioè la scuola è l'oggetto istituzionale più diffuso sul territorio e più presente sul territorio. Francesco Profumo ci ha parlato di 80 milioni di metri quadri, sono 40.000 edifici scolastici più o meno in Italia, e in cui sono state fatte moltissime sperimentazioni. Cioè credo abbiamo tutti gli ingredienti, e la domanda sia: come si fa a scalare questa innovazione che è stata fatta, a passare dal modello, a passare dall'esempio, a passare dalla buona pratica, a un reinvestimento massiccio che ridisegni l'infrastruttura educativa della nazione, uso volontariamente un termine, della Repubblica, un termine un po' retorico. Credo che per questo occorra un'attività che precede l'attività di progetto. Tu parlavi prima, Paola, di che cosa c'è prima del concorso, che costruisce il programma e che costruisce delle priorità di spesa
che prima di tutto ci tolgano, ci liberino dal rischio di attuare progetti vecchi. Adesso incappottiamo tutte le scuole d'Italia con i fondi di Next Generation EU. Sarebbe certamente meglio che avere scuole che perdono calore, sono calde d'estate, fredde d'inverno, ma sarebbe una sfida mancata, perché avremmo mancato sia di ridisegnare il rapporto tra scuola e territorio che ridisegnare il rapporto tra docenti e discenti e tra modi dell'insegnamento all'interno degli edifici attraverso i loro spazi. In questo caso c'è una ottima notizia: noi conosciamo abbastanza bene questo patrimonio, ci avevamo lavorato con Fondazione Agnelli in questi mesi, prima sul compendio delle scuole piemontesi, 3.200 sulle 40.000, adesso ci affacciamo alle altre 9.100 che sono in Lombardia, speriamo presto di affrontare le 3.800 di Toscana e le 4.000 di Emilia Romagna, grazie al fatto che in questi anni è stato fatto dalle regioni un lavoro, dal Ministero, un lavoro straordinario di censimento dei dati, fatto bene, di misurazione, di conoscenza, di localizzazione, stanza per stanza, che ci permette quindi, un caso abbastanza raro, credo, di immaginare la costruzione di una politica che sia estensiva, ma non perde in questa sua estensione di qualità diventando generica, e che sia una politica basata su analisi, su dati e su evidenza, non fosse altro che per poter un giorno dire, alla scadenza di quei debiti, il cui meccanismo ci ha spiegato bene Francesco Profumo, ai nostri nipoti, questo debito te l'ho messo sulle spalle per fare questi progetti in base a queste ragioni. Abbiamo quindi, voglio darvi alcuni esempi per dirvi che questo patrimonio contiene delle opportunità e contiene delle potenzialità straordinarie, quindi vorrei condividere con voi elemento di documentazione. Intanto queste scuole, questa situazione di demografia ci ha regalato una situazione che è tutt'altro che uguale all'interno del paese. La divaricazione demografica tra nord e sud fa sì anche che parliamo di situazioni in cui rimane una certa pressione sull'infrastruttura scolastica, e quindi despecializzare la scuola non è semplicissimo, a intere aree del paese in cui invece è assolutamente possibile immaginare che già da oggi l'infrastruttura scolastica esistente abbia spazio per sperimentazioni, abbia spazio per modificare all'interno di se stessa. Questo non vuole dire non sostituire, però sappiamo, lo sanno bene gli amministratori come l'assessore Galimberti, che lavorare sul fondiario esistente è infinitamente più facile che modificare, dire adesso facciamo le scuole in altri posti. Quindi l'infrastruttura ha spazio. Questa infrastruttura ha spazio e ha spazio anche, scusatemi, mi sono perso la finestra su cui dovevo, esatto, eccoci qua, ha spazio e ha uno spazio che concentrato in parte in aule, ma ha tantissime altre dimensioni. A dimensioni, tra l'altro è un dato interessante, abbiamo analizzato le serie numeriche quantitative, il rapporto tra spazio della didattica frontale, aule e altri spazi non è cambiato, abbiamo cambiato normative, abbiamo cambiato linee guida, abbiamo cambiato modelli, ma più o meno sempre un quarto, un terzo dello spazio della scuola è dedicato all'aula. Cosa vuol dire? Che nelle scuole ci sono mediamente, questo ci riferiamo a un campione piemontese, molti altri spazi, che quindi c'è flessibilità. Intanto le aule sono, contrariamente a quanto dice una ricorrente polemica sulle aule pollaio, sono pochissime ormai in Italia, un po' complice la demografia, un po' complice anche una certa chiaroveggenza delle generazioni che ci hanno preceduto e lungimiranza, sono molto poche, non solo, ma l'11% è molto più grande degli standard minimi ministeriali, e quindi c'è spazio dentro le aule, c'è spazio anche in tutto un insieme di situazioni collaterali che possono essere utilizzate in maniera più creativa di quanto non lo siano. Quindi con questo voglio dare un primo messaggio di speranza. Si può fare molto all'interno dell'esistente, si può fare molto conoscendo come sono fatti i nostri edifici. E poi c'è un tesoro straordinario che ci hanno regalato molto anche quelle linee guida degli anni 70 che ci hanno portato a sovradimensionare il fondiario delle scuole. Bene,
perché abbiamo fatto 100 il numero dell'edificio, 180 e mediamente abbiamo escluso gli istituti agrari in questa analisi, perché sennò lì arrivavamo agli ettari, ma sarebbe stato troppo facile giocarsela così. La scuola foresta è una bella immagine, ma c'è quindi molto spazio intorno alle scuole, per cui se dovessi dire, ecco, sì, sostituzione, ma molta anche ibridazione, pezzi di scuola nuova attaccati a pezzi di scuola vecchia rifatte, a spazi dentro scuole vecchie ripensati radicalmente, e in questo fare scuola credo abbia davvero tracciato la linea e ci siano quindi gli ingredienti per generalizzare la cosa. La cosa interessante è che si può costruire una politica evidence-based, ma anche basata su tipologie, che quindi speditivamente possa individuare soluzioni ricorrenti che materializzino le linee guida che con lungimiranza il Ministero Profumo tracciò per innovare rispetto al testo unico del 73. Noi lavoriamo sostanzialmente su 5 tipi di edifici, sono questi che ricorro, sono classificabili. Che cosa vuol dire? Che possiamo immaginare di offrire alle amministrazioni soluzioni guida e elementi potenzialmente ripetibili, senza poi nulla togliere alla creatività e alla capacità innovativa dell'architetto sul singolo concorso, ma per aiutarli a programmare dei brief di progetto che siano contemporaneamente ambiziosi e specifici rispetto alle condizioni del patrimonio, senza dover conoscere minuziosamente ogni edificio stanza per stanza, perché in realtà in termini di dati già lo conosciamo. Secondo capitolo, il rapporto tra scuola e territorio. Ci abbiamo lavorato molto ultimamente nel costruire il piano strategico metropolitano per la città metropolitana di Torino, lo porto ad esempio perché è stato costruito con l'idea di presentarsi con un pacchetto di progetti che fossero immediatamente coerenti con il Next Generation EU e col piano nazionale che lo deve concretizzare, e uno degli elementi, lo slogan era Torino metropoli più competente. Qual era la visione? L'infrastruttura scolastica, la vedete nel grafico di sinistra, è l'infrastruttura più diffusa e capillarmente presente sul territorio, cioè quella che manifesta più facilmente la presenza del nostro essere collettivo come istituzione, Stato, Comune, città metropolitana, Regione, all'interno dell'esperienza quotidiana dei nostri concittadini. E quindi se immaginiamo che ogni scuola sia uno hub di comunità, come più volte è stato richiamato, dobbiamo prima di tutto aprire l'edificio territoriale, l'edificio al territorio. Qui c'è un elemento normativo reale. La nostra normativa urbanistica ed edilizia scolastica ha sistematicamente chiuso l'edificio all'interno del suo recinto e lo ha staccato dalla comunità, e la recinzione che separa il fondiario scolastico dal resto della città spesso materializza questa separazione. Questa immagine è provocatoria, ma ci dice quanto una ordinaria, banalissima, piccola scuola di un medio comune, di un piccolo comune, potrebbe collegarsi diversamente. Però guardate quanto spazio va ripensato intorno alla scuola. Abbiamo capito, ad esempio, con l'esperienza del lockdown, che il punto debole della scuola non è stato tanto internamente, ma tutto il sistema degli accessi, fatto di trasporto pubblico, di pedonalità, di accessi all'edificio stesso. Questa scuola però si divide in forme territoriali specifiche, quindi non solo sono 5 tipologie, ma nel territorio nazionale, di cui credo la città metropolitana di Torino in questo sia abbastanza un microcosmo, non per avere nostalgie sabaude o risorgimentali, ma perché geograficamente rappresenta bene 3 parti rilevanti e anche in proporzioni coerenti col sistema nazionale. Guardate come diverso è la distribuzione delle scuole se la analizziamo secondo territorio. Nelle scuole in territorio montano la dotazione media di metri quadri per studenti è 12,30 rispetto ai 6,10 metri quadri per studenti che sono richiesti dalla normativa. Cosa vuole dire? Che abbiamo già oggi, adesso, la metà dell'edificio scolastico disponibile a fare domani quel ruolo di hub di comunità, di piattaforma, di incorporazione di altre funzioni. 12,30 metri quadri fin da subito, proprio in quelle aree interne, in quelle porzioni di territorio che chiamiamo deboli, su cui ossessivamente ritorniamo, abbiamo un fondiario e dell'edificato disponibile a svolgere ruoli nuovi, ad aiutarci, per usare uno slogan usato da molti, a riabitare porzioni di territorio che col lockdown guardiamo e con la pandemia in modi nuovi.
abbiamo le corone metropolitane in cui questa dimensione è meno importante, ma è comunque il 30% dello spazio. E abbiamo comunque una leggera eccedenza anche all'interno delle aree core metropolitane. Quindi questo per dare un messaggio positivo di speranza e di opportunità e di potenziale che non debba aspettare né la grande riforma né la riorganizzazione complessiva del nostro sistema di distribuzione sul territorio della scuola. Che cosa dobbiamo fare però? Matteo, esatto, sì, se gentilmente ci fai una prima conclusione perché abbiamo il ministro collegato e poi interviene. Grazie. Ho visto due immagini che riassumono quello che dobbiamo includere in questa nuova scuola. Dobbiamo includere il fare e dobbiamo includere in forma nuova, ma ci torniamo se volete dopo, la teledidattica di cui abbiamo fatto un esperimento forzato, ma che è l'occasione di unire decentramento ed eccellenza. Vi ringrazio. Ringraziamo noi, grazie. Molte, scusaci per l'interruzione. Ringrazio il ministro che si è collegato. Innanzitutto scusatemi, ma abbiamo avuto una cabina di regia e sono dovuto andare. Allora, innanzitutto grazie di questa riflessione per quanto riguarda le scuole. Come stava dicendo Andrea adesso, in maniera molto chiara, la soluzione italiana, ma fin dal 1859, è che la scuola dell'obbligo, più il liceo classico, che era la scuola, erano dei comuni. E poi invece le scuole tecniche e professionali, questo aggiunto il liceo scientifico, era delle province. Però noi dobbiamo distinguere le due questioni. Uno è la conoscenza sullo stato degli edifici. E noi questo oggi ce l'abbiamo, perché noi abbiamo messo in piedi un'anagrafe degli edifici scolastici che è molto puntuale, e dall'altra parte stiamo lavorando al Ministero per mettere insieme un sistema molto chiaro che mette insieme tutti i dati del sistema nel suo complesso e che stiamo anche cominciando a usare, anzi che stiamo usando per monitorare minuto per minuto la situazione della pandemia rispetto alla specifica scuola. Che cosa abbiamo noi in questa situazione? Abbiamo un patrimonio edilizio di poco più di 40.000 edifici. Di questi 40.000 edifici noi abbiamo chiaramente una fotografia puntualissima ed è una fotografia che in realtà è quella che avete descritto anche voi. Un terzo è stata costruita dopo il 1976, 50 anni fa, il resto prima, e in molta parte del paese gli edifici scolastici non sono stati costruiti per essere edifici scolastici. Quindi noi abbiamo da una parte un problema di sicurezza ed è quello che abbiamo affrontato già da oggi dando il via libera a questo provvedimento da 1.250.000.000 per le scuole superiori, quindi a destinazione province e aree metropolitane, per mettere in sicurezza e anche importante adeguamento energetico le scuole superiori. Poi c'è l'altro tema del riuscire, e questo lo faremo essenzialmente con il recovery, a mettere in sicurezza e in adeguatezza energetica e sostenibilità il resto del sistema, ma però c'è da domandarsi che cosa sia una scuola, che è il tema che sentivo prima che mi sembra importante. La scuola, una volta una buona scuola, una bella scuola, era un corridoio con tutte le porte chiuse e non si sente volare una mosca. Questo non lo è più. Questo è l'idea di una scuola che diventi il perno di una comunità. Questo vale tanto più per le periferie, tanto più per le zone interne, e che quindi abbia anche un'agibilità, anche di spazi, che sia in grado di essere sufficientemente flessibile per affrontare le diverse modalità con cui oggi si esprime una didattica aperta ed inclusiva. Questo disegno, questo ridisegno degli spazi e dei luoghi della didattica, credo che sia la cosa più importante oggi della nostra riflessione. E deve essere una riflessione capace di certamente cogliere il tema della pandemia, ma di andare al di là dell'emergenza, perché altrimenti dall'emergenza non usciremo più. Questo mi sembra il grande lavoro che è stato fatto dalla Fondazione Agnelli, mi sembra il grande lavoro che è stato fatto, che si sta facendo oggi in tantissime sperimentazioni, che però devono diffondersi di più. Quindi io non solo vi ringrazio, mi scuso del ritardo con cui mi presento, mi scuso anche della rapidità del mio intervento, però volevo segnare questo punto. Ragionare oggi degli spazi e dei luoghi e dei tempi del apprendere
lo voglio proprio invertire, non dell'insegnare, ma dell'apprendere, è una grandissima sfida civile, perché deve tener conto di livelli di integrazione che noi non abbiamo avuto mai in questo paese, ormai abbiamo ormai ritenuto di dover di avere. Integrazione a livello dello stesso nucleo della scuola, ma a livello di paese. Siamo il paese che ha la più grande diversità all'interno dell'intero paese, la diversità fra nord e sud sono altissime, le diversità nella disponibilità dei servizi sono ormai incontenibili. E allora questa diventa una grandissima questione nazionale. Quindi, parlando di questo, di quello di cui stiamo parlando questa sera, troviamone tutta la grande dimensione nazionale. In questo caso il recovery non è un modo più o un altro per trovare qualche risorsa in più, ma è il modo con cui noi ripensiamo al nostro paese. E il nostro paese si deve ripensare ripartendo dalla scuola. Questo mi sembra il messaggio che io traggo dalla vostra riflessione di questa sera, che faccio tutta mia, quindi dalla nostra riflessione di questa sera, e di quello che io traggo in questo momento difficilissimo per il paese. Però è in questi momenti difficilissimi che il paese ha sempre dato il meglio di sé, perché è sempre stato in questi momenti che ha pensato più in lungo. E quindi questo è, mi pare, l'invito che esce da questo momento realizzato dal Collegio Carlo Alberto, e mi pare questo è il momento anche della riflessione che tutta la città di Torino ci offre, come sempre. Torino ha nella storia italiana l'onere e il peso di essere il pioniere. Vi tocca a voi, io non so cosa farci, però vi tocca, e quindi vi tocca anche questa volta. Grazie Andrea e grazie a tutti. Ministro, grazie a lei, grazie per l'intervento e, come si diceva in prima battuta, le sei missioni del piano di ripresa e resilienza in realtà si ritrovano: il tema della scuola, innovazione, la digitalizzazione, la transizione ecologica, l'inclusione sociale, la salute, cioè sono una serie di tematiche che effettivamente forse in questa funzione pubblica e quella della scuola, diciamo, si ritrovano, e quindi è per questo anche che questo dibattito e incontro corale può mettere a fuoco alcuni temi e speriamo ora alcune priorità che magari le saranno consegnate, sono poi delle idee. La ringrazio tantissimo. Su come appunto Next Generation EU può andare in questa direzione. Quindi se deve andare noi la ringraziamo molto. Grazie, grazie, scusate il ritardo, grazie Andrea, grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Grazie, grazie, grazie molte. Grazie. Allora, riprendiamo il nostro flusso. Chiedo scusa intanto a Tommaso Sabato perché c'è stato, come dire, in questa seconda fase una serie ci sente? Sì? Sì, perfetto. Allora riprendiamo per il suo intervento, poi abbiamo qualche altra domanda e poi andiamo a chiudere su qualche indicazione puntuale, anche facendo tesoro del commento dell'intervento del Ministro. Cassa Depositi e Prestiti sul tema della scuola recentemente ha fatto anche alcune iniziative, si citava l'operazione a Torino, ma voglio ricordare anche l'accordo fatto in Toscana con tre comuni in particolare e con l'annuncio poi sempre sul tema di concorsi dell'avvio di un concorso a Scandicci, mi sembra. Quindi c'è un fermento e il tema è quello del rapporto pubblico-privato, nuove partnership pubblico-private. In questo contesto voglio ricordare anche un'operazione che non aveva portato dei risultati concreti, che era quella promossa da INAIL con Fondazione Patrimonio Comune, dove si cercava di mettere a sistema una serie di iniziative per valorizzare dei cespiti pubblici e fare in modo che appunto anche piccoli comuni potessero finanziare le loro scuole. In quel caso non si era arrivato a dei risultati concreti, ma era stato forse anche un'occasione per discutere di questa opportunità. Chiediamo a lei di raccontarci cosa state facendo e appunto come questa partnership pubblico-privata si può attivare sul tema dell'edilizia e dell'architettura scolastica. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, Cassa Depositi e Prestiti nasce come un'istituzione finanziaria, quindi da sempre finanzia gli investimenti in edilizia popolare e edilizia sociale, quindi nelle scuole. Noi finanziamo la costruzione di nuovi edifici e la manutenzione, interventi diciamo di manutenzione straordinaria sui edifici esistenti. Come è stato detto da parte di tutti voi, non si può pensare al finanziamento di un nuovo edificio se non si pensa a cosa farci con questo edificio. Quindi, prendendo spunto da cosa è stato detto, essendo cambiata nel tempo, essendo cambiati i contenuti che vengono insegnati, quindi le materie insegnate nelle scuole, i metodi di apprendimento e di insegnamento, e anche le esigenze da parte delle famiglie, bisogna evidentemente pensare anche a come va modificata, come deve cambiare la scatola, il contenitore. Banalmente, solamente pensando a,
al lavoro di gruppo, al learning by doing, alla flessibilità delle aule, non si può appunto rimanere col vecchio modello di scuola. È stato richiamato al fatto del Civic Center o della distanza 15 minuti. Io penso ai genitori che tutte le mattine devono accompagnare, quindi gli spostamenti per andare a scuola, poi se non c'è la palestra, se non c'è l'attività all'aperto, devono prendere il bambino, portarlo da un'altra parte, quindi anche la vita di tutte le famiglie è vincolata, di noi genitori è molto vincolata alla scuola, a quello che offre la scuola. Quindi c'è un tema di logistica, c'è un tema di rigenerazione di quartieri che è stato detto, ma banalmente c'è un tema, se uno vuole andare poi a scavare, allargare i ragionamenti da fare, se uno pensa alle scuole, pensa alle mense, può pensare anche al welfare, quindi all'educazione alimentare, alla salute, al prevenire le malattie, a come evidentemente poi andare a intervenire anche sulla riduzione della spesa pubblica in sanità. Quindi la scuola è centrale sotto tutti questi punti di vista. È stato detto da più persone, lo Stato nel nostro patrimonio immobiliare scolastico, no? Quindi 8 scuole prima degli anni 70, volevo sottolineare anche che tra il 60 e l'80% delle scuole non hanno la mensa, non hanno la palestra, non hanno l'aula magna, non hanno le biblioteche, quindi mancano anche i servizi che le scuole dovrebbero dare nell'ottica di didattica innovativa e moderna di cui stiamo parlando. Ora, in questo scenario, cosa fa Cassa Depositi e Prestiti? Allora, come mero finanziatore, noi finanziamo i comuni e le province sia con prestiti direttamente fatti all'ente pubblico, quindi con oneri a carico dell'ente, oppure con oneri a carico dello Stato, quindi usando risorse che poi verranno ripagate dal governo centrale. Per dare un'idea, noi nel quinquennio 2015-2020 abbiamo finanziato più o meno 3,4-3,5 miliardi di investimenti, quindi non sono cifre piccole. E il passaggio che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni naturale è stato porci la domanda: ma questi soldi come vengono spesi? In che tempi vengono spesi? E vengono spesi per costruire delle scuole come le avete descritte voi o vengono spesi in maniera diversa? Io faccio un esempio, un'opera da 5 milioni in Italia va dai 6 agli 8 anni per la costruzione, quindi questi sono i tempi, quindi dobbiamo anche confrontarci poi con quelli che sono i tempi procedurali, no? Dove 2/3 più o meno del tempo è per la parte progettuale, autorizzativa, e 1/3 è la costruzione, cioè banalmente quando uno arriva alla costruzione, alla posta della prima pietra, vede quasi la luce della fine dell'opera. Quindi noi abbiamo fatto un passaggio cambiando il paradigma e abbiamo iniziato a dare assistenza agli enti pubblici e quindi soprattutto anche sull'edilizia scolastica nella fase di pianificazione, progettazione e esecuzione dei lavori. Quindi accompagnare l'ente pubblico nel vedere che tipo di gara fare, che tipo di procedura amministrativa. Noi abbiamo un team tecnico, legale, amministrativo e finanziario che supporta il RUP o l'assessore o il sindaco dalla parte di pianificazione dell'edificio, nel caso della scuola, fino alla costruzione. Noi già in questi primi 2 anni, faccio un esempio, sulla fase solamente di progettazione abbiamo avuto i casi di risparmio fino al 30% dei tempi, e quindi su 6 anni già risparmiare il 30% non è poco, quindi di accelerazione. E stiamo cercando di dare delle logiche che siano appunto quelle che avete descritto voi oggi, cioè di suggerire, perché noi poi suggeriamo, il responsabile è sempre il RUP, di andare su progettare, di seguire dei modelli di scuola che sono quelli del Ministero, quelli stabiliti da Indire, con Indire noi lavoriamo moltissimo in tutta Italia, e quindi di spazi che siano funzionali, quindi una scatola che sia progettata per quello che poi dopo ci devi insegnare all'interno, non il viceversa, cioè adeguare l'insegnamento alla scatola che è già fatta, nata male, fatemi dire. Poi materiali, quindi strutture che siano tecnologicamente avanzate, si è parlato della sostenibilità ambientale, no? Noi pensiamo che il 70% più o meno delle scuole non ha i doppi vetri, non ha la zonizzazione nel riscaldamento, non ha l'isolamento a soffitto delle pareti. Cioè è assurdo pensare che le nostre case, come sono cambiate negli ultimi anni, no? Le nostre case, è cambiato il nostro bisogno, il televisore, il microonde, abbiamo cambiato le stanze, abbiamo messo i doppi vetri, abbiamo messo il riscaldamento, l'edilizia sociale no, è rimasta quella che era. Quindi vanno trovati dei modelli e stiamo proponendo all'amministrazione questo tipo di modello. Mi fa piacere, il Ministro ha richiamato
il finanziamento ora che verrà dato alle province. Noi abbiamo appena siglato un accordo con l'UPI, con le 76 province, per lavorare proprio con loro, fare project management sulle scuole e anche sulle strade, perché comunque hanno anche le strade provinciali, per proprio aiutarli in questo processo. Ora, questa assistenza sta avendo dei risultati, quindi tecnici, temporali e qualitativi. Non basta, perché abbiamo visto che sono 40.000 scuole, ora ogni anno vengono spesi più o meno 60 miliardi per le scuole, molto sono gli stipendi, cioè il costo del personale. 1 miliardo più o meno l'anno sono gli investimenti in nuove scuole, per dare un ordine di grandezza. Nei prossimi 10 anni, ora tolto il recovery, quello che arriverà dal recovery plan, più o meno sono pianificati già 10 miliardi, cioè di questi 10 miliardi solamente il 10%, cioè 1 miliardo va sulle nuove infrastrutture, quindi è evidente che non si investe abbastanza sulle nuove scuole. Quindi sono 40.000, c'è tanto da fare. Per questo, insieme all'assistenza e al finanziamento classico, abbiamo immaginato il PPP, cosa che in Italia funziona relativamente, molto nell'edilizia sanitaria, un po' sull'energia, si stanno sviluppando nuovi modelli, sulla scuola non è mai partito. È una sfida questa. È evidente che abbiamo iniziato a parlare con alcune amministrazioni, principalmente in Piemonte, non solo il Comune di Torino, anche con altre. Bisogna individuare innanzitutto un gruppo di scuole, perché ci vuole un pacchetto di scuole, quindi ci vuole un'amministrazione che sia molto fatemi dire, innovativa e che guardi anche al futuro, perché se noi consideriamo, andiamo a vedere un po' di numeri, se di 40.000 scuole il 10% più o meno è critico, cioè a rischio sismico, rischio incendio, rischio statico, ed è prima del 1976, quindi diciamo il ciclo vita è più che superato, sono 4.000 scuole. Se ne di 4.000 scuole ne abbiamo individuate più o meno la metà, 2005, che sono elementari e medie, critiche. Il costo di una scuola nuova sono 5 milioni, quindi fare una scuola nuova più o meno con 150-200 studenti, le grandezze classiche di scuola elementare e medie, costa 5 milioni più o meno, sto facendo uno standard. Se noi andiamo a considerare il fare la manutenzione e l'intervento sismico, poi lo statico, poi l'incendio, e poi mantenere la scuola così com'è, attualizzando i costi di oggi, costa 7 milioni. Quindi è logico che costa meno fare la scuola nuova che fare in continui interventi manutentivi su una scuola esistente, e in più non riesci neanche a dare quella didattica innovativa, quella struttura nuova di servizi che ci siamo tutti più o meno abbiamo tutti come target finale. Quindi un investimento oggi è più economico di andare avanti, no, con i piccoli passi nei prossimi anni. È evidente quindi che devi trovare un'amministrazione che abbia questa visione, abbia un numero di scuole. Noi abbiamo fatto la nostra analisi, abbiamo fatto dei casi concreti insieme a partner industriali, perché noi comunque siamo il partner finanziario, andiamo con partner industriali, e non volendo incidere troppo sul bilancio dei comuni, perché c'è anche un fatto poi che, come abbiamo detto, la scuola è del comune, la didattica è del ministero, la scuola è del comune, quindi è lui che si paga l'edificio, e i comuni hanno limiti di bilancio e problemi che tutti conosciamo, no? Quindi bisogna anche trovare una soluzione che sia concreta. Bisogna trovare una soluzione che faccia incrementare di poco o mantenga costante la spesa che il comune oggi mantiene per la gestione della scuola. È evidente che una scuola nuova, una scuola anche efficientati gli spazi, perché abbiamo visto che quando tu vai a costruire una scuola nuova rispetto alla scuola vecchia, non dico che si arriva al 50% dello spazio in meno, ma quasi, agglomerando e diminuendo il numero delle scuole, tu riesci a mantenere sostanzialmente, e con l'efficientamento energetico, quindi di spese, di utenze, di servizi, perché la scuola nuova costa meno e meno energivora, si riesce a mantenere più o meno lo stesso costo di gestione, lo stesso carico, diciamo lo stesso onere annuale per il comune, ripagando l'investimento. Questo evidentemente il modello sta in piedi, quanto più c'è anche un apporto di risorse a fondo perduto, perché comunque il modello inizia a diventare un po' troppo impegnativo per i comuni quando deve essere completamente finanziato dal comune a spesa corrente. Quindi un mix, come prevede il PPP, fino al 50% di fondo perduto, permette una leva, cioè a quel punto il governo centrale non paga il 100% della scuola, ne paga metà, e metà se la paga il comune anno per anno e il privato investe, diciamo, all'anno zero. Questo permette di avere il privato al tavolo, quindi con i progettisti che hanno le idee di scuola migliore, la scuola che
formerà i nostri bambini che tra 20 anni competeranno sul mercato del lavoro in Europa e nel mondo, quindi a quello dobbiamo pensare poi, a quello che mettiamo sul mercato del lavoro tra 20 anni, quindi permette di avere un privato che trova delle soluzioni tecniche, che investe e che gestisce la scuola dopo per la parte evidentemente di facility management, non di didattica. Questo modello sta in piedi economicamente, ci vuole un forte commitment da parte del comune e ci vuole anche un forte commitment da parte del governo centrale che deve garantire una parte delle risorse a fondo perduto. Questo dialogo noi l'abbiamo messo in piedi col governo centrale, l'abbiamo messo in piedi con alcuni comuni e stiamo cercando di portare avanti delle proposte concrete nell'immediato. Sarebbe una prima volta che si riesce a far partire un processo di project financing, PPP sulle scuole, ma secondo me è il modello. Io dico, noi come Cassa Depositi e Prestiti diamo mutui, quindi posso usare quello strumento, posso dare advisory, abbiamo anche una società, Renovit, che fa efficientamente energetico, cioè propone i PPP, l'efficientamento energetico delle scuole. Quindi io gli strumenti ce l'ho, però fatemi dire, non è la soluzione fare l'efficientamento energetico. Hai gli impianti nuovi, ma la didattica rimane quella. Quindi, secondo me, bisogna proprio affrontare, come avete detto voi, in maniera completa, e finanziariamente la soluzione si trova avendo, nel caso specifico, un partner come Cassa Depositi e Prestiti che non è aggressivo nei ritorni di investimento, un partner paziente. È un'istituzione finanziaria di sviluppo del paese, può investire nel lungo periodo e può collaborare con i migliori partner industriali, le migliori realtà italiane. Grazie molto, è molto chiaro e diciamo anche molto interessante come sfida, tiene anche un po' insieme tutto quello che ci siamo detti questa sera, i temi a cui accennava prima Matteo Robiglio e poi appunto anche una concretezza, forse anche per arrivare a un progetto territoriale e scalare, perché forse il tema è che avete detto all'inizio quante poche scuole sono state fatte negli ultimi 20 anni, in realtà c'è un, diciamo, va divulgata e va implementata questa attività. Ringrazio tutti. Io vorrei raccogliere qualche domanda, ve le leggerei, però devo passarvi la parola un giro per chiudere insieme questa serata. Il tema del secondo giro era chiedervi un po' delle quali sono le priorità dal vostro punto di vista per gli interventi del Next Generation EU. Vi leggerei però qualche domanda in modo tale che ciascuno di voi le possa capitalizzare e magari dare qualche risposta a chi ci ha gentilmente ascoltato e a chi ha partecipato. C'è un tema che riguarda gli insediamenti, quindi se puntiamo a mettere la scuola al centro del quartiere, specie nelle grandi città, con un modello progettuale per una nuova didattica e per fare bene, per fare dell'educazione un riferimento dei cittadini, è indispensabile sperimentare nuovi insediamenti. Per il progetto abbiamo una tradizione, pensiamo a Luigi Pellegrini, al comitato presso il Ministero di Pierluigi Spadolini, da rinnovare a livello nazionale con un centro di promozione e per gli interventi sperimentali. Io non so se magari su questo punto può intervenire Matteo Robiglio dandoci anche questo spunto concreto, ma anticipo già le altre domande così poi andiamo spediti. Un'altra riflessione sul fatto che mancano delle figure professionali di connessione con il territorio, con le amministrazioni, possibilmente che vivono quotidianamente la realtà della scuola e della comunità che gravita attorno alla scuola. Bisogna ripensare totalmente anche al ruolo dell'insegnante, che è l'attore principale insieme agli studenti. C'è un altro spunto sui policy maker. Ricordiamoci che servono fondi non solo per gli investimenti, ma per spesa corrente per due cose: la manutenzione e spesa per la gestione di spazi creativi e flessibili. Se apro la scuola la sera, qualcuno la deve aprire, se ci sono laboratori, qualcuno poi deve riordinare. Dunque, a obiettivi più ampi è necessario pensare anche a questo tipo di spesa. E poi c'è un tema sul fabbisogno giusto in un modello tipo standardizzato di spazio di apprendimento, è una linea che pone efficacia ed economicità della spesa. Quindi questi nostri, diciamo, chi ci ha ascoltato e che ha dato un contributo, diciamo, per fare di questo talk in realtà un reale dibattito. Quindi facciamo un giro, chiedo a Matteo Robiglio il primo spunto, veramente prendetevi 2-3 minuti molto sintetici e proviamo a tirare fuori queste priorità che magari farete avere appunto al Ministro. Prego Matteo. Se io dovessi indicare una priorità in questo come in altri campi del PNRR, di Next Generation EU, è di nutrire l'azione di conoscenza e di pianificazione prima. Ci ha detto giustamente il Ministro, ha richiamato, noi lo conosciamo il sistema della scuola, nei momenti migliori di questo Paese, penso al piano in a casa, per dire un momento in cui abbiamo straordinariamente bene affrontato il problema di dare una casa agli italiani
nel dopoguerra. Lo abbiamo fatto prendendo uno dei migliori architetti, ad Alberto Libera, mettendolo a dirigere questo oggetto e costruendo una strategia nazionale che poi è diventata territoriale, locale, in tutti i comuni d'Italia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che credo che ci siano tutti gli ingredienti e le competenze per ripetere questo tipo di schema, facendo precedere la stagione della spesa da una stagione rapida, veloce, efficace, di conoscenza e definizione delle linee d'azione e di supporto agli enti locali. Questo nel costruire buoni concorsi, buoni partenariati, lo ha accennato molto bene Tommaso Sabato. Quindi tutti i pezzi sono pronti, sono disponibili, sia in termini di cosa sappiamo fare, sia delle forme organizzative. Credo che sia il momento di farlo. Dobbiamo farlo però non caso per caso, perché se noi introduciamo lo strato della digitalizzazione, dobbiamo riguardare nuovamente la scuola come un'ecologia di apprendimento insieme al territorio, ma anche tra sistemi di scuole. E questa è una straordinaria occasione di redistribuzione territoriale. La scuola nelle aree periferiche, la scuola nelle zone interne che ha evocato prima il Ministro, non deve necessariamente essere una scuola dimidiata o una scuola minore perché ha laboratori più brutti, perché è più lontana, perché è più staccata. Può essere connessa in presa diretta con i luoghi dell'innovazione più avanzata. E allo stesso modo la scuola centrale può, lo ricordavo un intervento prima di uno dei nostri spettatori, non deve necessariamente essere priva di quel rapporto con la natura e l'ambiente che magari non trova alla scala del parco, ma può trovare a scala territoriale. Quindi costruire questa ecologia a partire però da centri di competenza che la disegnino. Grazie, veramente vi chiedo un paio di minuti per non dirlo poi a ciascuno. Tommaso Sabato, tornerei subito da lei perché abbiamo altre due domande, ma che capitalizziamo. E in particolare si chiede se diciamo c'è una differenza tra il contributo di Matteo Robiglio e di Tommaso Sabato, perché si chiede qual è la priorità, va data alla manutenzione e innovazione o alla costruzione di nuovi edifici? E poi c'è un tema che occorre affrontare, è la questione delle competenze, ed è fondamentale, rispetto a quanto detto da CDP, occorre un luogo di sintesi in cui far convergere tutti gli attori coinvolti nelle scuole, e questo attore intermedio tra il Ministero e la scuola deve essere presieduto dall'ente locale, che è l'attore che conosce il territorio. Quindi c'è un tema anche di competenze, di capire come in qualche modo la scuola come soggetto, come ente pubblico, deve tenere insieme le varie, diciamo, vari ruoli. Voi siete chiaramente anche, avete un ruolo istituzionale, quindi forse questo è un tema che vi sta a cuore. Prego. E allora, abbiamo detto che sono 40.000 edifici, quindi noi dobbiamo mettere in campo tutte le soluzioni possibili, considerando che ogni sindaco poi ha la sua realtà, no? La sua città, il suo elettorato, i suoi problemi, chiudere una scuola è sempre complicato, spostare la gente che è abituata a fare certi percorsi è complicato, quindi alcune volte si può pensare di da tre scuole banalmente farne una, altre volte vanno mantenute le scuole esistenti perché è più comodo e più conveniente. Non è un, secondo me non è una battaglia di campo scuola nuova, scuola vecchia, è evidente che molte volte è più semplice fare la scuola nuova, costa meno. Fatemi dire, perché banalmente butti giù tutto e la costruisci, altre volte si può recuperare la scuola esistente perché magari è un edificio storico, è di pregio e si può fare un qualcosa di mix tra moderno e antico. Secondo me il problema, il passo da fare è bisogna che la scatola sia adeguata alla didattica, non che siccome la scuola esistente è quella, sacrifichiamo certi ragionamenti, certi servizi perché dobbiamo adeguarci. A quel punto faccio l'antisismica, metto due impianti nuovi e la scuola rimane quella cos'è, com'era, con i banchetti, come l'avete descritta, i casi peggiori. Non si fa quello. Poi ce ne sono talmente tante che già se riuscissimo a mettere in pista già un buon passo di marcia, secondo me, tra quelle che rimettiamo a posto e quelle che costruiamo nuove, abbiamo già fatto molto. Quindi telegrafico, se dovesse dare una priorità per questi interventi Next Generation EU? Ma secondo me non è un fatto di risorse e non è un fatto di è un fatto di organizzazione, di processi, di competenze e di tempi. Perché appunto, se ci vogliono 6 anni a fare una scuola, siamo già fuori dal Next Generation EU. Quindi bisogna un attimo fare l'architettura giusta. Ecco. Grazie infinite, grazie molte. Laura Galimberti, a te veramente questi 2 minuti, quali sono le priorità dal tuo punto di vista? Credo che tante cose siano già state dette, già se ci fossero delle risorse significative per la scuola darebbe l'idea di una priorità che vogliamo veramente dare all'edilizia scolastica, all'architettura scolastica, alla scuola. Io credo che
La sicurezza è già stata citata, ma anche quello che riguarda le aree verdi, le aree esterne, le aree didattiche, non dimentichiamo appunto fino adesso tanti interventi, diciamo anche del Ministero, sono stati finanziati purché riguardassero solo la sicurezza, i cortili no, perché cortili pazienza, invece ci stiamo dicendo che anche le aree esterne, anche le aree verdi, tutte le aree della didattica sono indispensabili. Quindi questo è il primo punto. L'altro punto, io credo che non dimentichiamo la sostenibilità, ma forse la potevamo fare anche con risorse che già avevamo. Penso al conto termico, per esempio, no? Che già dà delle risorse disponibili per gli edifici pubblici, ma ne dà pochine, diciamo, se il conto termico premiasse l'edilizia scolastica, premiasse gli edifici pubblici, io credo che per quanto riguarda la sostenibilità sarebbe già molto interessante. E risorse di 300.000 euro per ogni edificio scolastico, salvo arrivare a NZEB, cosa che non è possibile ovviamente con gli edifici storici, diciamo che sono abbastanza insignificanti anche rispetto alle cifre che abbiamo sentito prima di 7 milioni se dobbiamo ristrutturare un intero edificio di questi d'epoca. Riguardo alla possibilità di PPP, io come dire credo che bisognerebbe fare molto di più una riflessione anche dal punto di vista urbanistico alla possibilità anche di unire funzioni, pensiamo a certa edilizia residenziale studentesca o a certe funzioni di servizio che possono essere eventualmente unite alle scuole per far sì effettivamente che possano esserci eventualmente anche altre modalità di finanziamento, viceversa che i comuni rimborsino in spesa corrente, come dire, denari a qualsiasi titolo avanzati, che siano mutui, che siano anticipazioni di spesa o quant'altro, devo dire che è comunque faticoso per i comuni che non hanno spesa corrente, cioè voglio dire, noi ci paghiamo gli stipendi con la spesa corrente, sicuramente non è poco altro, ecco, di risottate non ne facciamo più da tempo immemorabile, quindi credo che veramente si tratti di dare delle risorse a fondo perduto alle amministrazioni comunali o agire anche sul piano urbanistico e ritorno alla normativa tecnica ovviamente per la scuola per immaginare anche delle funzioni che eventualmente possano integrare in maniera non artificiale, non impropria ovviamente quelle della scuola. Grazie. Presidente Profumo, l'audio gentilmente? Allora, io credo che sia emerso chiaramente che la scuola è un patrimonio indescrivibile per il Paese e non solo per l'educazione. È un patrimonio dal punto di vista sociale, è un patrimonio dal punto di vista della rigenerazione urbana delle nostre città, è un patrimonio che consente di creare e di modernizzare il paese. A fronte di questo patrimonio, la scuola è un generatore indescrivibile di dati. Questa sera abbiamo parlato di dati sull'edilizia scolastica, abbiamo dati che sono connessi alla gestione complessiva della scuola, ci sono dati relativi agli apprendimenti degli studenti, ci sono dati relativi ai docenti. Per cui io credo che l'investimento, uno degli investimenti, che deve essere fatto nell'ambito naturalmente dell'investimento paese sui dati, debba essere proprio questo. La scuola è vecchissima da questo punto di vista. La scuola non utilizza assolutamente dati. Pensate tutto il tema degli apprendimenti e come sarebbe possibile adattare le modalità di insegnamento alla reale necessità dei nostri studenti. Da questo punto di vista, se noi incominciassimo a concettualizzare che il dato è la base per poter gestire un patrimonio così complesso, probabilmente troveremmo attraverso l'utilizzo una parte di quelle risorse che noi utilizziamo malamente. Io non credo che la scuola abbia come priorità più risorse, io credo che debba imparare ad utilizzare le risorse che ha e lo può fare solo
attraverso naturalmente competenze. Oggi la scuola ha semplicemente delle competenze che erano quelle dell'Ottocento, ma non è possibile. Oggi la scuola ha bisogno di avere competenze molto diverse per gestire un sistema così complesso. E da questo punto di vista i dati possono essere uno strumento essenziale veramente per ridisegnare il nostro sistema. Grazie molte. Andrea Gavosto, proseguiamo nel nostro elenco. Mi sembra di poter dedurre anche che abbiamo detto che c'è un tema del fare, qui chiaramente bisogna arrivare a dei risultati concreti, però in questa tavola si insiste molto sul tema della programmazione, del fatto di mettere a sistema gli esiti della partecipazione, di quell'ascolto, quindi mettere allo stesso tavolo la comunità, raccogliere e magari efficientare il processo per arrivare a dei risultati, diciamo, in qualche modo sicuri, certificati fin dall'inizio. Sono questi i temi? Ci sono priorità che volete evidenziare? Sì, no, direi che la priorità principale dal mio punto di vista è darsi delle priorità. Come dicevamo prima, in realtà anche in questa, nella versione attuale, nella bozza del recovery plan, sostanzialmente non traspare un'analisi di quale devono essere le priorità di intervento, e qui richiamo ovviamente quello che diceva Francesco Profumo sull'importanza dell'utilizzo dei dati. Quindi darsi delle priorità. C'è poi un'altra domanda, e secondo me l'altra priorità importante che, diciamo, ancora non è forse messa completamente a fuoco, e il fatto delle figure professionali, c'era appunto una domanda, nel senso che è chiaro che non possiamo aspettarci che siano docenti, presidi a individuare, sostanzialmente loro possono raccontare quali sono le loro esigenze di natura didattica, così come chiaramente i progettisti offriranno soluzioni, però bisogna creare una struttura organizzativa, diciamo un project management, che è una cosa che manca, rischia di mancare un po' in tutto il tema del PNRR, che riesca a mettere insieme appunto esigenze diverse, esigenze della scuola, esigenze della collettività, perché abbiamo parlato della scuola come centro civico, ovviamente il lavoro dei progettisti, e questa figura oggi non c'è, quindi in un certo senso va inventata molto rapidamente. Avremo una domanda diretta per Laura Galimberti che comincio a leggere, e poi invece una più generica. Quella su Milano ci dice che purtroppo molte scuole a Milano sono obsolete e fatiscenti, il problema non è facilmente superabile perché le strutture non contemplano spazio all'aperto e molti sono carenti anche di attrezzatura per l'attività fisica, e si chiede come si può attenuare il problema. Questa è la prima domanda. L'altra che leggo subito: a questo punto dello stato dell'arte, a mio parere, è necessario un coordinamento nazionale forte ed importante in termini di asset immobiliare, nuova costruzione ma anche manutenzione, e che si coordina con il territorio per urbanistica e con le scuole per i percorsi didattici. Volevo sapere cosa ne pensate circa la creazione di un'agenzia scuola incardinata nel Ministero che, sul modello delle agenzie fiscali, attua questo upgrade. Quindi, diciamo, qui c'è una proposta di nuovo di sistema, e non so se vogliamo tenere non so se forse Laura vuole dare una risposta veloce alla sua domanda milanese, e sempre prendendo tempo. Sì, molto rapidamente, grazie. È evidente che il patrimonio del Comune di Milano è vastissimo, parliamo di ben oltre 500 edifici, quello di competenza comunale, da 100 tra anni di infanzia, quindi un patrimonio vastissimo che stiamo appunto cercando di costituire ove possibile, cercando di intervenire con ristrutturazioni, ovviamente negli edifici d'epoca, parliamo di quelli del secolo scorso, che spesso hanno degli spazi infelici, soprattutto per quanto riguarda gli spazi all'aperto. Adesso abbiamo un appalto anche specifico sui cortili, è ovvio che si tratta in questo caso di lavorare un po' più di fantasia, ma la città costruita in modo denso, soprattutto nel centro, è evidentemente più difficile offrire degli spazi all'aperto, ma i parchi sono per esempio spesso usati anche dalle scuole, quindi nel progetto Scuola Aperta incentiviamo moltissimo le scuole anche ad utilizzare gli spazi aperti della città, gli spazi fuori dalla scuola. Grazie, grazie Laura. E magari Andrea Gavosto, vuoi provare a dare tu una risposta a questa proposta di agenzia? Grazie, è un tema molto importante su cui avevo un po' riflettuto, perché diciamo la situazione di partenza in Italia è un po' strana, se vogliamo, nel senso che le scuole, a differenza di molti altri paesi, non hanno i muri degli edifici scolastici, che sono
diciamo, di competenza dei comuni fino alla scuola media e poi delle province o aree metropolitane alle scuole superiori. Questo chiaramente è un meccanismo che crea un sacco di sabbia negli ingranaggi, perché se al di là di piccolissimi lavori, ma una preside deve fare un intervento, deve andare all'ufficio tecnico del comune, insomma diventa molto complicato. Allora, è chiaro che possiamo avere due soluzioni estreme da quel punto di vista. Una soluzione è che, dare alle scuole, per così dire, i muri, e quindi gestiscano la scuola, che è un po' il modello anglosassone. L'altra, se ne è parlata anche in un'inchiesta parlamentare, quella di creare un'agenzia. È chiaro che questo è delicato perché rimette in ballo le competenze dei vari livelli delle nostre amministrazioni, comuni, province, regioni, che dovrebbero avere un ruolo centrale nella pianificazione dell'edilizia scolastica, e naturalmente Ministero e Stato. Quindi una cosa che posso capire abbia grosse complicazioni, ma il sistema attuale sicuramente non funziona e quindi dobbiamo andare da una parte o dall'altra. Grazie Andrea Gavosto. Chiedo al Presidente Giorgio Barbanavaretti se ci vuole dare un suo contributo anche per chiudere questo incontro, sempre con questa attenzione al tema delle città, che è un po' il contenitore di questa serata, quindi anche in questa riflessione sul project management io penso che ci sia una questione che riguarda anche la gestione. Lì, quale idea di città abbiamo, come diceva all'inizio Laura Galimberti, quale idea di scuola abbiamo e come arriviamo al risultato finale, quindi come portiamo in cantiere un progetto ma anche una visione di un futuro possibile. Prego. La cosa che mi sembra importante è che quello che è venuto fuori è che ci sono moltissimi elementi da comporre sul tavolo, no? C'è un grande elemento di progettazione che va da che cos'è la scuola del futuro a come deve essere costruita e organizzata. C'è un grande tema di come è possibile disegnare delle regole per ammodernare il sistema, l'infrastruttura scolastica, l'edilizia scolastica, mi pare che questo sia emerso chiaramente. C'è un tema di come mettere insieme delle forze pubbliche, delle forze private per andare in questa direzione. E devo dire, la cosa interessante, pensavo all'esperimento appunto di Torino fa scuola, che naturalmente questo è un esercizio che è stato fatto in collaborazione tra le forze pubbliche e forze private, o le fondazioni, no? Non profit, che hanno investito in questa operazione, però insomma molte energie private sono state messe in questa operazione, e credo che questo sia un esempio di come si possa lavorare insieme. Penso che le scuole e l'infrastruttura scolastica sia assolutamente un investimento fondamentale per il futuro delle città metropolitane, e mi sembra molto interessante quello che diceva sia anche se in modo diverso, no? Sia l'assessore Galimberti che il ministro, cioè la necessità di dover conciliare delle diversità profonde, che è un tema molto presente in questo momento, diversità che sono il divide nord-sud, tra il nord e il sud del paese, che continua a esistere, ma anche il fatto di avere nelle scuole molta diversità etnica, culturale, famiglie di ragazzi che sono immigrati, eccetera, che effettivamente pongono delle sfide molto nuove. Quindi sono tutte sfide che vanno affrontate. Quello che effettivamente mi devo dire in tutto il dibattito mi turba un po' è che non vedo la cabina di regia ancora, cioè vedo tante energie, tante forze, non so se la cabina di regia debba essere il Ministero e quindi il Ministro, debbano essere un sistema coordinato di attori, però essendo gli attori molti e diversi, forse ci vuole una cabina di regia che mette insieme delle forze diverse, ma che poi abbia un programma chiaro, unico e preciso per risolvere questi nodi. Credo che questo si debba fare col Next Generation EU, assolutamente identificare chi, come svolgere questo compito in modo che ci siano delle linee precise. Mi pare che il Presidente Profumo parla, cioè le guidelines che sono già state messe fuori su come devono essere gli edifici scolastici, forse ci possono aiutare per poi definire veramente quelle che sono le linee concrete di azione, perché come sempre in questo paese abbiamo tante idee meravigliose e poi il problema è la messa a terra delle idee, no? Quindi bisogna realizzarle, e questo è quello che credo che si debba fare con Next Generation EU. Io, Paola, se mi permetti, oltre a questo volevo ringraziare tutti i partecipanti che hanno partecipato a questo bel dibattito. Appunto, abbiamo anche avuto l'onore dell'intervento ministeriale, anche se prima senza e poi con microfono, che ha creato un po' di suspense, ma insomma è stato molto, molto interessante.
Volevo ringraziare Andrea Gavosto e la Fondazione Agnelli che hanno contribuito moltissimo a organizzare questo incontro, anzi siccome le competenze sono loro, di fatto l'hanno organizzato loro, e però voglio ringraziare anche le strutture del Collegio Carlo Alberto, in particolare Cinzia Agliani, Alberto Galvan e tutte le persone che lavorano con loro, che sono sempre, che hanno fatto carico di questa serie sulla città del futuro, che insomma non è complicata, e naturalmente a te Paola per una conduzione molto precisa, molto capace e molto sul punto. Volevo ricordare che il prossimo incontro di nuovo della città del futuro è il 23 di marzo su Impresa, Industria e Innovazione. Ringrazio anche Francesco Profumo, la compagnia è un socio fondatore del Collegio Carlo Alberto, che generosamente lo supporta e lo sostiene da molti anni. Quindi grazie a tutti, ecco, su questo io non posso dire altro, Paola. Direi che io ringrazio, siamo stati, diciamo, abbiamo sforato un po', ma alle 19:45 ringraziamo veramente tutti quelli che ci hanno seguiti. Allora, in bocca al lupo e speriamo appunto che si riesca a concretizzare in realtà questo investimento sul progetto e sul programma, per poi avere però cantieri e scuole nuove per i cittadini del futuro. Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie. Arrivederci, buona serata.